Nel film c'è anche un tentativo di superare certi cliché diffusi in Occidente, o comunque in generale rispetto al ruolo della donna passiva nella tradizione orientale musulmana. Mi riferisco alla Mille e una Notte, o comunque a una interpretazione non strumentalizzata del Corano. È Ah non, così. le film dit tout le contraire de cette femme instrumentalisée et qu'on essaie d'emprisonner dans un rôle purement reproductif et mineur. Et même, c'est pour ça que j'ai utilisé Les Mille et Une Nuits, donc le rôle de Scheherazade, parce que lorsqu'on lit attentivement Les Mille et Une Nuits, on constate que c'est Scheherazade le personnage principal. Et que le message métaphorique de cette œuvre anonyme et populaire, très ancienne, est très actuel aujourd'hui dans le monde entier, et pas que dans le monde arabo-musulman, disant le sultan ne tue pas Scheherazade, tant que Scheherazade lui raconte des belles histoires, elle pourra survivre jour après jour. Donc le message qu'on reçoit de ça, c'est femme, exprime-toi. Lorsque tu t'exprimeras, tu survivras. Et tu feras survivre peut-être l'humanité, tu sauveras la vie. Ne te tais pas, dis, existe à travers la parole et à travers l'expression. Donc à travers ça, c'est exactement le contraire de cette image archaïque d'une femme soumise et qui n'est juste une reproductrice. Beh, il film non parla soltanto del rispetto nei confronti di una figura femminile strumentalizzata e quindi che ha un ruolo minore rispetto a quello dell'uomo, ed è il motivo per cui si inserisce il parallelo con la citazione delle Mille e una Notte, perché Scheherazade è il personaggio principale di quest'opera anonima e popolare che risale alla notte dei tempi. E in fondo le Mille e una Notte ci dice che il sultano non ucciderà Scheherazade se Scheherazade avrà la capacità di raccontare una storia interessante ogni sera. In questo senso è un invito a tutte le donne a esprimersi, a trovare la propria parola, il proprio racconto per poter sopravvivere e forse con la sopravvivenza della donna, la sopravvivenza dell'intera umanità. Quindi l'invito alle donne è di non tacere, ma di parlare e di trovare le parole per farsi ascoltare. In questo senso è una figura femminile agli antipodi di quella arcaica e archetipica. E il suo stile è leggero, ironico, anche quando si parla di situazioni molto impegnative o comunque tragiche. È solamente un suo stile da regista o anche il suo modo di affrontare la vita? C'est pas du tout un style de mise en scène, c'est la vie. Et c'est ma façon de vivre, je crois, tous les jours. J'ai eu la chance, je dis ça entre guillemets, de naître sous une dictature avec un maître à penser qui était un dictateur, Ceausescu, qui m'a appris sans le vouloir que plus c'était tragique, plus c'était dramatique, plus je devais rebondir à travers l'humour et l'intelligence, ce qu'on appelle en français le jeu de l'esprit. Donc depuis, je ne vis que comme ça, à toute forme tragique, dramatique et à mon pessimisme, à travers le regard que je pose sur le monde, je ne peux pas m'empêcher d'avoir une énergie supplémentaire qui m'apporte de l'humour, qui me dit presque tu es vivant et tu as les ressources humaines et l'être humain est infini dans ses ressources, tu peux réagir à tout avec humour, avec légèreté. Avec intelligence, tu peux te hisser au-dessus la barbarie et au-dessus la bêtise. Ho avuto, e lo dico ironicamente, la fortuna di nascere e crescere sotto un grande maestro di pensiero, Ceausescu, e la sua dittatura, e questo hanno fatto sì che ricorressi immediatamente all'umorismo man mano che la tragicità della mia esistenza peggiorava dell'esistenza del mio paese. E lì ho scoperto il senso profondo della chiave dell'ironia e dell'umorismo, di quello che i francesi definiscono come
come gioco della mente, dello spirito, e più una situazione è tragica e insostenibile, più non posso fare a meno di attingere a quell'energia, a quella forza vitale che è la risorsa a disposizione di ogni essere umano per reagire appunto alla drammaticità e alla tragicità della vita, mescolando questi elementi che consentono di elevarsi al di sopra della stupidità e della barbarie. Grazie.